tutti ragazzi, sono Stella Gianni e bella di sul mio canale. Atto conclusivo di questi mondiali. Ebbene sì, sono felicissimo ragazzi di tutto ciò che è passato, gli iscritti che abbiamo ricevuto, like, dislike, anche perché servono anche quelli, commenti, complimenti, sostenitori e tutto quanto ragazzi, ci ho le pie del mouse in mano. Insomma, essere qua al stadio di Zenica e vedere Francia, Croazia, ragazzi, mi rende contento da una parte. E dall'altra, ragazzi, c'è la lacrimuccia che comunque la lacrimuccia di un mondiale che finisce, sia per il nostro canale che insomma un mondiale che finisce, ragazzi, che ci si vede tra 3 anni e mezzo, perché ragazzi è uscito l'articolo su internet e anche sul giornale che i mondiali 2022, ragazzi, si giocheranno tra novembre e dicembre 2021, perché sono in Qatar, ragazzi, che è estate in quel posto, ragazzi. Quindi si giocherà a Doha, che porta molto bene per i Juventini. Vabbè ragazzi, i nazionali di questa partita conclusiva, purtroppo ragazzi, non sono in diretta. Quarta partita, ragazzi, di questo mondiale dove non sono in diretta. Tra parentesi, il sondaggio l'ha vinto la Croazia, ragazzi, in una maniera veramente schiacciante. Non so se per credete la Francia o perché credete in loro, però l'avete fatto vincere alla Croazia, noi useremo la Croazia. E vabbè ragazzi, che dire, siamo giunti qui e adesso ragazzi prendo una pausa. Sicuramente tornerà la carriera con Benevento, tornerà anche il viaggio di Alexandre, siamo molto indietro, bisogna recuperare alcuni episodi. E quindi niente, piano piano ragazzi porteremo a conclusione tutto. Arriverà anche un Call of Duty, però non vi dico quale, a parte che si è scontata la risposta. E andiamo a leggerci le formazioni. Partiamo da loro, la Francia, questi bestioni da affrontare, con Lloris in porta, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Matuidi, sempre stessa formazione, Griezmann, Mbappé e davanti Giroud, Zosi, Fekir, Tolisso, Dembélé, Kimpembe, Mendy e Mandanda in porta, ragazzi. La Croazia, ragazzi, abbiamo scelto Subasic in porta, Vezzali, Colovre, Vida, Strinic, non c'ho Luca stavolta, Brozovic con Rebic, Modric, Rakitic e Perisic, con Mandzukic davanti, Kramaric, Kovacic, Badelic, Luka, Lirvai, Caretakar e Kalinic in panchina. Diamo inizio a questa partita. Rebic, ancora la Croazia, Rebic dentro dove c'è Rakitic, ancora Rebic l'esterno, però Hernandez riesce in qualche modo a rubare la palla e a mandarla a Matuidi, riparte la Francia. Palla dentro per Perisic, si gira, dentro Brozovic, destro, palo! Palo ragazzi di Perisic, di Brozovic. Detto che c'è una pista dell'Inter fallisce, ragazzi, qua secondo me è anche FIFA che ci ha messo del suo a non volerci far fare gol. Ma va bene ragazzi, andiamo avanti. Qua dentro per Matuidi, il destro, fuori di nulla, fuori di nulla. Quasi quasi la Francia si porta avanti con Matuidi, ragazzi, centrocampista della Juventus. Cioè sono andati un interista, ci sono andati vicini un interista e uno juventino. Ma ancora palla per Mbappé, per Griezmann, Giroud, Griezmann. Pericolissima la Francia quando tocca palla a Griezmann. Ancora lui, calcia, no, la passa a Mbappé, Matuidi, ragazzi, riusciamo a prendere palla. Mbappé in aria, fa quel che vuole, Brozovic spazza. E la passa a Modric, bravissimo ragazzi, centrocampista nero-azzurro. Rebic, Modric, lunga, c'è Mandzukic, si gira! Lloris, ragazzi, sta veramente prendendo di tutto. Non si sa come mai, ragazzi. Giroud per Pogba. Kanté, ancora la Francia, Pogba. Giroud, Giroud, Lovren, Pogba, fuori! Però c'è angolo per i transalpini. Allora ci va, mi sembra sia stato Griezmann. Non è fallo, allora Modric, però lega la palla a Varane. Matuidi, Giroud, Matuidi, bravissimo, ancora Brozovic, ragazzi, sta veramente facendo difensore, centrocampista e attaccante tutto in uno. Non mi sorprenderebbe segnasse addirittura. C'è stato vicino. Modric riesce ad arrivare in fondo, mette la palla in mezzo, spazza la difesa, però c'è ancora la Croazia e perde clamorosamente palla Brozovic.
O là dentro dove c'è Griezmann. E Subasic riesce in qualche modo, ragazzi, a farla sua. Ho avuto problemi con la facecam, quindi vado un po' aggiustare l'inquadratura. Qua dentro per Rebic. Rebic destro. Raga, non ce la facciamo. Dentro ancora verso Rebic. Spazio, difesa della Francia. Allora Vida ancora col suo codino. Può inventarsi qualcosa. Lovren, Modric, siamo chiusi. Perisic dentro l'area per Rakitic. Lovren fuori, Rebic ancora, Lovren basso per Strinic, che poteva darla perfettamente a Perisic, che si trova da sua in area. Però ragazzi, c'è la via centrale, quindi si riparte. Mbappé, attenzione con il torpedo della Francia. Griezmann bravissimo, ragazzi. Prima ancora Brozovic a fare questi interventi. Attenzione, c'è un fallo qua. E c'è una punizione, va a battere Griezmann. Attenzione, mettiamo anche l'uomo sul palo. Mettiamo Brozovic, che ormai sta facendo di tutto e di più. Va Griezmann. Beh, siamo avanzati con la barriera e ha funzionato. C'è il calcio d'angolo per la Francia. 43esimo, ancora 0-0, ragazzi. Ma insomma, c'è da rischiare molto. Matuidi fuori area, può fare quel che vuole. E attenzione, la palla ancora lì. Esce Brozovic sul passaggio di Perisic. Si può ripartire. 2 minuti di recupero, Mandzukic. Mandzukic però gli ruba palla Hernandez. Ancora sti francesi con un TT per Matuidi. Mbappé. E niente, si va a riposo, ragazzi, sullo 0-0. Risultato, però, ragazzi, che per ora ci sta benissimo. 2 tiri in porta, 1 per noi, ragazzi. Come sempre, fa più tiri in porta, tanto il risultato rimane quello. Si va al secondo tempo e battono i transalpini, detti anche francesi. Attenzione a Mandzukic. Non c'è strada, sbatte addosso. Però c'è punizione per noi, per la Croazia. Non so da cosa sia scaturita questa punizione. Va Modric, però ragazzi, la spara veramente malissimo. Per una delle peggiori punizioni che abbia visto, che va mai calciato nella carriera di FIFA, nella mia carriera con FIFA. E si riparte allora da Lloris. Attenzione a Giroud. Ancora palla dentro per Mbappé. Persiste la Francia, il cross, Subasic, deve essere tua. E la fa sua, il portiere del Monaco. Era Stenic, l'altro gioca in Francia, ironicamente. Attenzione a Giroud col sinistro, tocca. E poi Subasic. Bravo, bravo, come dice Nava, bravo Subasic, si riparte. Con l'attaccante dell'Inter, Perisic, che abbiamo passato a centrocampista. Modric, Brozovic, Rakitic, si gira, gol! Non ci credo, ragazzi, gol di Rakitic. Siamo avanti al 59esimo, ragazzi. La partita adesso può mettersi verso la direzione giusta, però sempre attenzione, ragazzi, ai francesi. Si sta girando la telecamera, non mi ero accorto. Sempre attenzione, ragazzi, ai francesi, che sono veramente pronti a fare qualsiasi cosa per pur di fare gol. E insomma, una squadra che dà il filo a torcere molto tosta. Abbiamo visto anche contro l'Argentina, ad esempio. Mai dare vittoria contro la Francia, ma dare vittoria in anticipo, neanche nel recupero. Attenzione a Griezmann, subito la Francia che pressa. Griezmann, Rebic leva un pallone veramente caldo da messo esterno, però recupera la palla ancora la Francia. Matuidi, Hernandez, Griezmann, posizione reale ancora Hernandez. Può fare quel che vuole Matuidi, Pogba fa quel che vuole, palla dentro, Giroud. Fuori di nulla Giroud. Si parte da Lovren per Versalico. Con la palla qua della Francia, bravissimo Modric, ragazzi, sta facendo veramente difensore aggiunto insieme a Brozovic. Qua dentro per Mandzukic, l'attaccante del Juventus, Rebic. Può calciare Lloris. Cosa ha preso, ragazzi, preso Lloris. Veramente. Griezmann, Versalico intercetta benissimo. Bravo difensore ex al suolo. Profondissima palla per Mandzukic. Si gira, fa quel che vuole. Mette una palla veramente pessima al centro. E riparte tranquillamente la Francia. Rakitic, guardate qua come va via la difesa della Francia. Ma poi viene un TT. Palla di nuovo per i francesi. Palla per Mbappé, attenzione, sono solissimi Mbappé. Può tirare, gol della Francia, gol
della Francia. Non ci voleva 78esimo, ragazzi, fa il cuore la telecamera Mbappé. E ormai, ragazzi, giocare contro la Francia e non prendere gol è una cosa impossibile. E l'ha provato anche in episodi non registrati, che è impossibile. Modric subito dentro per Kramaric, proviamo a svegliarci. Rebic, siamo chiusi. E allora ancora Rebic dentro, però c'è Pogba che fa il sesto difensore. Perché c'è un altro difensore da aiutare. Era Rebic sempre. Attenti, attenzione a Rebic. In area giù, trattenuto. Ovviamente niente, riparte la Francia. Perisic, Mandzukic, Rakitic. Con 5 minuti alla fine, però non c'è niente da fare. Non si passa alla difesa della Francia. Che preoccupare palla, Kramaric. Mandzukic per Kramaric. Si allarga. Ancora Mandzukic, però si chiudono in difesa questi francesi e ripartono. Modric, Mandzukic, vede Kramaric. Oddio ragazzi, al 90esimo. La Croazia trionfa. Aspetta, fatemi riprendere un attimo. La Croazia, ragazzi, avrebbe vinto il mondiale, ragazzi. Vabbè, c'è sempre il recupero. Ragazzi, la Croazia avrebbe vinto il mondiale a questo momento, con quello al 90esimo. Io penso, ragazzi, che il mondo esploderà se succedesse per davvero che domani, ovvero oggi, perché ormai lo pubblicherò domenica. Successe davvero così, ragazzi, veramente esploderebbe il mondo intero, a parte la Francia. Esploderebbe anche la Francia, perché direbbero di tutto. Kramaric è entrato, ragazzi. Mette la firma su questa partita al 90esimo, ragazzi. Adesso godiamoci il recupero senza tagliare il video. E Pavard, 2 minuti di recupero, ragazzi. Adesso la Francia deve buttare su palloni. E ci riesce, perché non ci vuole niente, la Francia può buttare su palloni. Un TT, Griezmann. Adesso bisogna chiuderci dietro. Non così, un TT, Pogba. Può tirare. Bravissimo Lovren, spazza. Finisce qua. Secondo pronostico, ragazzi, molto improbabile, ma la Croazia è campione del mondo per la prima volta nella sua storia. Io credo che non succederà. Cioè, io sono, il mio cuore è croato. Domenica sarà tutto per la Croazia, ma ragazzi, non credo che la Croazia riuscirà a portare a casa mondiale, anche perché, ragazzi, la Francia è una squadra veramente forte. Ragazzi, niente, volevo spendere 2 parole a proposito del mondiale, ragazzi, che finisce qui. Il mondiale finisce qui, ragazzi. Primo episodio il 13 di giugno con Russia e Arabia Saudita. E adesso, ragazzi, insomma, volate indietro un po', come quando finisco le serie, no? Assassin's Creed 2, ragazzi, è durata una serie tipo 4-5 mesi. Ora ho pubblicato l'ultimo episodio, insomma, è stato strano. E sono cose, ragazzi, che poi mancheranno quando penserò, quando il prossimo anno, ragazzi, arriverò di questi periodi, con l'esame di maturità fatto, per fortuna, mi verrà da ripensare a queste partite, questi mondiali, no? Poi anche altre cose che non c'entrano niente con YouTube, personali che ho, musica, ragazzi, amici, tutto quanto. Mi verrà da pensare a questo, ragazzi, mi verrà da sorridere. Il prossimo anno ci sarà la Coppa America, però ci sarà anche il mio esame di maturità. Quindi non lo so, dico le cose un anno prima, al massimo dico giorni prima. Adesso, ragazzi, tornerà la carriera, tornerà una nuova serie, tornerà il Call of Duty, tornano altre cose, ragazzi, però allora, con i pronostici ci prendiamo una pausa di 10 giorni, ragazzi, perché ci saranno le amichevole del Milan e sto vagamente pensando di portare qualche pronostico, però Dobbiamo vedere, ragazzi, cosa, se tempo, se voglia, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, quando inizierà la Premier League, che inizierà la settimana prima del campionato italiano, vi porterò il pronostico delle prime 2 giornate. Poi, ragazzi, quando uscirà il campionato italiano, Champions League, Europa League, pronostici su pronostici. Quello ve lo prometto e lo spero anch'io. Vi saluto, lasciate like e iscrivetevi. Il mondiale è finito, quindi, ragazzi, buon proseguimento. Ci si vede. Alla prossima, spero sia molto presto, ma sicuramente sarà molto presto. Ciao a tutti!